A Trieste la bora continua a soffiare anche a più di 140 km orari, tanti danni e anche qualche ferito, mentre al Molo Settimo sono state sospese le operazioni di scarico delle merci. Sentiamo Roberto Bonaldi. Raffiche sopra i 140 km all'ora, arrivando a sfiorare i 150. Una bora intensa, quella che continua a soffiare su Trieste. L'episodio più forte di questo inverno, come fa sapere l'Osmer, e ci vorrà ancora del tempo prima che finisca. Per le cadute provocate dal vento, il 118 ha soccorso 4 anziani che hanno riportato traumi lievi. Il suggerimento è di ridurre le uscite. Chi si muove accetta la sfida contro il vento. È veramente eccezionale. Non riuscivo a chiudere la portiera della macchina. Come si corre con questa bora? Ci si riscalda! Intensa l'attività dei vigili del fuoco, sono arrivati anche dei rinforzi da Udine e Mestre per rispondere alle richieste di intervento che riguardano in particolare la caduta di rami e alberi, come pure di intonaci, tegole e cornicioni. Verifiche anche per la messa in sicurezza delle coperture dei palazzi. Tra gli episodi, la caduta di un telo catramato che ha procurato danni a un'auto parcheggiata. Per i vigili del fuoco, lavoro anche alla scuola media Rolli di Borgo San Sergio. Una forte raffica di vento ha forzato la porta d'ingresso, mettendo a soqquadro gli interni. Sulle strade tanti gli scooter ribaltati dalla bora e rimossi dalla polizia municipale, e a finire spostati dal vento sono anche numerosi cassonetti della spazzatura. Chiusa l'area del mercato coperto per un cavo elettrico rotto, fermo lo scarico delle merci al Molo Settimo, regolare invece il traffico delle navi in porto, come comunicato dalla Capitaneria. Una situazione che potrebbe ripetersi anche nelle prossime ore. Secondo le previsioni, infatti, solo da giovedì mattina la bora comincerà a calare progressivamente.